Era una bellissima sala acustica per poter fare tante cose, però se va abbattuta deve andare a essere abbattuta, è inutile scegliere altre destinazioni. Le opinioni raccolte in questi giorni fra la gente non sono che una parte del grande processo che vede Tele4 come l'aula di tribunale dove decidere, o meglio dire, discutere e proporre ogni idea o domanda riguardo la sala Trypkovic. Come per tutti i casi, l'opinione pubblica si divide fra l'una o l'altra soluzione, ovvero quella di mantenere in piedi la struttura o demolirla, con quest'ultima strada sposata dalla giunta ma vista negata proprio all'ultimo come da decisione ministeriale. La parola quindi ora passa alla gente, perché se da un lato probabilmente non sarà la forza dei telespettatori di Sveglia Trieste a spostare l'asse Altre decisionale in quel di destinazioni. Roma, Vogliamo fare dall'altro una la bella voce che piazza viene data ai cittadini concentrata ha nel un'importanza porto. grandiosa, talvolta forse troppo trascurata. Veramente una roba bruttissima da vedere. Un che entra a Trieste da fuori e se trova davanti sto monumento orrendo, insomma, non c'è una bella roba. Sono anch'io per buttarla giù, diciamo, ecco. Come detto in premessa, fare un bilancio non farebbe che riproporre i due schieramenti, ma nel nostro piccolo schermo, a volersi sbilanciare, è stata più la voglia di vedere una nuova piazza libera da costruzioni rispetto a quella di continuare a veder campeggiare Sala Trypkovic lì dove l'abbiamo vista e lasciata. Tutti volevano andare a vedere Teatro Trypkovic, era simbolo di città di Trieste. Bisognerebbe fare delle considerazioni così un po' intelligenti sull'eventuale destinazione d'uso dell'immobile. Trieste non manca di teatri, tanto che in questo periodo che la sala Trypkovic non era usufruibile, e non mi sembra siano mancati le rappresentazioni, le opere. Non è bella di sicuro, io sono per l'abbattimento. La parte posteriore fa veramente schifo. Uscire dall'ingresso monumentale di Porto Vecchio e imbattersi in questo obbrobrio è come prendere veramente un pugno nell'occhio.